primo appuntamento con la rubrica Tu per Tu, che ci permetterà di settimana in settimana di conoscere i giocatori e le giocatrici della grande famiglia della BSL. Oggi abbiamo con noi Riccardo Fune Fabbri, che è il capitano della formazione di Serie C Gold allenata da Coach Bettazzi. Allora, innanzitutto, da cosa nasce il soprannome Fune? Ma è un soprannome vecchio che mi hanno dato già dalle elementari, perché appunto ero molto magro, quasi anoressico, e allora mi hanno chiamato così perché somigliavo a una fune, e da lì in poi praticamente è diventato il mio nome, è diventato il mio soprannome ufficiale, non me lo sono più tolto, anzi mi piace, è un tratto distintivo e è rimasto così da sempre, quindi mi chiamano così. Tu hai fatto la trafila sin dalle giovanili, sei qua in BSL, sei un caposaldo di questa famiglia. E che cos'è quindi per te la BSL? Qui veniamo forse alle domande un po' più difficili, un po' più corpose. Ma la BSL, diciamo che è sempre stata la mia famiglia, e ci ho sempre giocato da quando avevo 6 anni e ne ho passate tante, ho avuto sempre, diciamo, gli allenatori di altissimo livello che mi hanno aiutato tantissimo a crescere negli anni, anche negli anni più difficili, e poco da dire, una società che mi ha dato sempre tanto. Io voglio tuttora cercare di dare qualcosa indietro, e ci proveremo tutto quest'anno con la prima squadra, perché è un dovere che sento. Intanto domenica è arrivata la prima vittoria contro la Salus, è una spinta questa vittoria, dove può arrivare, che potenzialità ha secondo te questa squadra? Certamente è una grande spinta, perché ci serviva, ce la meritavamo veramente secondo me, perché in questi 2 mesi, nonostante le brutte sconfitte, le partite, tante partite senza vittoria, non ci siamo mai abbattuti, abbiamo sempre lavorato sodo e secondo me ce lo meritavamo veramente, quindi penso che sia un piccolo punto di partenza. Dobbiamo solo concentrarci su quello che abbiamo fatto di buono e cercare di limare ancora di più i nostri errori e fare altre 2 partite buone prima della pausa, visto che sono contro 2 squadre sulla carta alla portata della nostra, quindi dobbiamo assolutamente cercare di andare alla pausa con altre 2 vittorie in classifica. Usciamo un attimo dal basket, facciamo una piccola domanda. Facci conoscere un po' il Fune fuori dal campo, in breve. Raccontaci com'è il Fune fuori dal campo. Ma è una persona molto, molto semplice, diciamo che io studio ancora, mi sono appena laureato a luglio in scienze geologiche e adesso ho appena iniziato la magistrale, che sono altri 2 anni, quindi dal punto di vista dello studio sto ancora studiando, poi per il resto sono come tutti gli altri ragazzi, mi piace uscire con i miei amici nel tempo libero che ho, che è poco, però cerco di far convogliare tutto, sono con i miei amici, con la mia ragazza, quindi faccio le solite cose che fa un ragazzo, quindi niente di particolare. E ultimissimissima domanda, progetti futuri in campo e fuori dal campo? Ah, guarda, allora, in campo io vivo anno dopo anno, diciamo, io cerco di fare sempre meglio, sia dal punto di vista individuale che imparare anche dal punto di vista della squadra, cosa fare per vincere, per creare una mentalità vincente. Poi ogni anno vedo in base a quello che ho fatto, e sia in campo che fuori, non ho progetti a lungo termine, e ancora devo capire bene cosa fare, soprattutto nel mio futuro fuori dal basket. Poi col basket appunto vedremo a fine stagione, nei prossimi anni, cosa riuscirò a fare. Un grande grazie e un in bocca al lupo. Forza BSL sempre. Grazie.